un pochino Un sì. pochino una puntolina. Ma poi basta. Finisci Topolino, finiamo veloci, così poi ti passo subito. Ecco, brava figliolo, che brava che sei. Così. Finish! Fatti vedere, aspetta! No, 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 te lo do io, che là non riesci a vedere perché sei alta. Comunque, mettiti pure la mascherina, Topina. Guarda un po'. Che bella signorina! Con gli orecchini, aspetta che. No, metti pure, che tanto adesso ormai non succede più niente. Controllo solo che sia tutto a posto. Perfetto. Perfetto, Nini. Ciao a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti in questo nuovo vlog. Oggi è un vlog speciale perché è il compleanno di Giada e compie 7 anni. E quindi cosa si fa al compleanno? La torta. La torta. E tu invece cosa puoi fare? Quella che voglio. Però, siccome vai a scuola devi anche fare i compiti, eh? Non è che possiamo non farli i compiti. Quindi adesso Pia, magari se non ti strozzi in diretta. Manda una ciambellona. Stanno mangiando quelle ciambelline che ho preso al Lidl. Con la cannella sono veramente buone. Se dentro ci fosse il caramello sarebbero perfette come quelle del McDonald's. Anche sarebbe meglio, vero? E niente, quindi Giada sta giocando con la PlayStation, sta giocando anche Sabrina, ma non so dove ha il suo joystick, Ali. Stanno giocando a Minecraft. E questi sono i cani che abbaiano. Niente, adesso... Olivia, basta! Basta! Basta. Io sono sempre il più bravo a giocare a Minecraft. Sì. Adesso pulisco la stufa così la accendiamo. E poi vado a preparare il pranzo e poi intanto dopo facciamo i compiti. E poi dopo, stai calma. E poi devo anche preparare la torta per Giadina. Mamma. Sì. Torta. La dobbiamo preparare la torta. Facciamo la torta? L'assistente della mamma. Stai attenta che ti sporchi le mani, che sporchi dappertutto. Adesso ci puliamo le manine, eh? Va bene? Sì? Era buona la ciambellina? Era super. Ciao Giada. Ciao. 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 Qui c'è l'acqua per la cena e qui invece ho fatto cuocere questa per fare la torta per Giada. Dovrebbe essere pronta, quindi adesso possiamo procedere. E vi farò vedere ovviamente come al solito e poi così dopo la mangeremo a poco, ci sarà la live. Ovviamente cominciamo pesando gli ingredienti, poi si va a schiacciare la zucca, ce ne vanno 250 grammi, 2 uova, una bustina di lievito, 50 ml di latte, 180 grammi di zucchero, ma noi ne abbiamo messi solo 160. Un pizzico di sale e 100 ml di olio e 170 g di farina. Io l'ho fatta senza glutine e ho usato il preparato della Molino Marello, quello per le torte. E quindi si parte con le uova, si mettono nel contenitore e si sbattono con lo zucchero, noi abbiamo usato quello di canna, fino a renderle belle gonfie e spumose. Dopodiché aggiungiamo la zucca e poi farina, latte e olio alternandoli. Infine andiamo ad unire il lievito. Intanto accendete il forno a 180 gradi.
Una volta pronta la versiamo nella teglia che abbiamo scelto. Noi abbiamo messo la carta da forno e poi la facciamo cuocere per 40 minuti facendo la prova a stecchino. All'interno deve rimanere umida. Adesso vi lascio scritto in sovrimpressione il canale YouTube dove ho trovato questa ricetta. La decorazione sopra l'ha voluta fare Sabrina. Nella ricetta originale dice di mettere le lamelle di mandorle sopra, sparse, e Sabrina ha pensato di utilizzarle per scrivere qualche cosa. E devo dire che è stata bravissima e che le è venuto veramente bene tutto quello che ha fatto. Sei già pronto? Ok, vai. Non vuol dire sei già pronto. Ciao. Dai, via da tu. Pronti a uno.